Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Andreas Müller, compagno di Veronica Peparini e padre delle loro due gemelline, si è trovato al centro di una polemica a causa di alcune immagini pubblicate sui social. Circa un anno fa, Andreas aveva raccontato con grande dolore la perdita del suo adorato zio, una persona a cui era molto legato. Ieri, il ballerino ha deciso di fare visita allo zio al cimitero, portando con sé le due figlie e immortalando il momento per poi condividerlo sui social. Questa scelta ha suscitato molte critiche, generando una vera e propria polemica. Andreas ha scritto sui social: «Ciao zio, oggi è un anno senza di te e sono venuto a trovarti con Ginevra e Penelope. Sei stato il primo a sapere del loro arrivo, ma non sei riuscito ad esserci per la loro nascita. Così oggi, a distanza di un anno da uno dei giorni più brutti della mia vita, sono venuto a salutarti con i tesori più grandi della mia vita. Manchi tanto, ma oggi in quel cimitero c'erano anche sorrisi in mezzo alle lacrime. Ginevra ha il tuo sorriso, sei il loro angelo custode». Le immagini mostrano Andreas insieme alle due bambine, Ginevra e Penelope, davanti alla lapide dello zio. La decisione di pubblicare queste foto ha scatenato una forte reazione negativa online, con molti che hanno trovato la scelta di cattivo gusto. Alcuni utenti hanno commentato che certi momenti dovrebbero essere vissuti privatamente e che le foto al cimitero sono inappropriati, specialmente con dei bambini. La polemica è diventata virale e molti si chiedono se Andreas deciderà di rispondere alle critiche o se lascerà correre. La discussione online continua, con opinioni contrastanti su questa scelta del ballerino di condividere un momento così intimo e personale.